È arrivato il momento di presentarvi i concorrenti del quiz di oggi. È una sfida tra pallavolo e ginnastica. Giocano con noi Cristina Chiarichella e Yuri Chechi. Prego, accomodatevi alle postazioni. È il caso di dire, speriamo sia all'altezza. Prima però, se siete d'accordo, andrei a vedere la sfida dal dischetto tra Lukaku e Provedel in Inter-Spezia, perché c'è un rigore per l'Inter. Vediamolo. Facciamocelo raccontare dallo stadio direttamente. Ragazzi, rigore per l'Inter. Vai, raccontacelo, Fabrizio. Assegnato dal VAR. Col VAR. Non abbiamo capito perché, ma è rigore per l'Inter. Fallo di mano. Ah, fallo di mano, perfetto. Netto, benissimo. Fabrizio Enrico dice che c'è il rigore comunque. Sì, ma anche per me, assolutamente. Guarda che strano. Però era l'arbitro, era davanti, ma non aveva fischiato niente. Comunque, Lukaku sul dischetto, non diciamo niente. C'è una Sì, diciamolo, diciamolo. È gol, dai, è fatto. Silenzio, tensione palpabile. È bravissimo, lo fa per forza. E spiazza il portiere, 2-0. 2-0. Hai visto? 2-0, torniamo in studio. Tira un sospiro di sollievo Enrico Bertolino, che aveva scelto di cambiare posizione. Grazie ad Adriano. Che lo ha spinto. Ma che scaletta? Bene, voi siete. Ma non c'è un panchettino, qualcosa per essere. Ma è una bella immagine, assolutamente. Ma siccome i giocatori sono alle loro postazioni. Sembrate i Dalton, quello dei fumetti. Guarda, che Enrico, partiamo con il primo gioco ed è Te che ne sai. Ma che bisogna fare? Allora, il gioco è molto semplice. Doppio senso. È una domanda su un filmato preso dalle teche Rai. Naturalmente, volete fare la prova pulsanti? Sì, io voglio fare la prova pulsanti. Se funziona, aspetta, deve spegnersi quando su. Quando si spegne... No, aspetta, ferma. Però, concentrati, Cristi, concentrati. Allora, tocca a te. Con calma. Non romperlo. Cioè, ora subito? Piano. Perfetto, funziona. Bello anche il gesto. Hai visto come l'ho fatto molto bene? Mi piace stare qua in mezzo così che... Allora, diciamo, vi mostro un'intervista d'antologia a un campione del passato, per cui sei molto avvantaggiato, Yuri, essendo tu praticamente il nonno di Cristina. George Best. Cristina, tu sai chi era George Best? No, questo lo so io. Perfetto, benissimo. È un famoso giocatore di basket. È un calciatore molto famoso, che è rimasto famoso oltre perché per essere un grandissimo calciatore, per una frase che disse: ho speso gran parte dei miei soldi in alcol, donne e macchine veloci e il resto l'ho sperperato. Era uno che non si faceva mancare, era una specie di Panatta inglese, ecco. Esatto. Un irlandese, insomma, un beone avvinazzato che andava con delle donnette. Pallone insomma. D'oro però, eh. Sì, esatto. Era diverso. Almeno lui vinceva. Cioè. Era diverso la Panatta perché vinceva. Ma cosa vuol dire? Vediamo questa intervista. Questo capellone dall'andatura di noccolata, vestito un po' stranamente, è George Best, che dall'ormai tradizionale referendum indetto dal settimanale francese France Football è stato definito il miglior giocatore europeo di questa stagione. Gli è stato così assegnato il pallone d'oro. Senta, allora, per quale ragione i calciatori inglesi, pur potendo guadagnare molto di più in Italia, hanno quasi sempre evitato di trasferirsi nei club italiani? Allora, secondo George Best, attenzione, vi do le quattro opzioni, poi potete prenotarvi. Perché gli inglesi evitavano di trasferirsi in Italia, i calciatori? A, per paura del bidet. B, per le tasse troppo alte. C, perché troppo sorvegliati. D, perché guidiamo per loro dalla parte sbagliata. Che Yuri Chechi. Veramente sei proprio. Sono un po' indeciso, però secondo me per le tasse. Per le tasse, dici. Ed è errore. A questo punto tocca a te, perché che potrebbe essere, non so, perché troppo sorvegliato. Guida dalla parte sbagliata. No, te l'ho anche detto! No! Ma secondo me volevi dire un'altra, forse. Aspetta! Voleva dire un'altra. Vediamolo, purtroppo ormai l'ha detto e noi siamo, il notaio è rigidissimo. Principalmente perché in Italia i calciatori sono sempre sotto sorveglianza e non possono avere una loro vita privata. Non possono mangiare e bere quello che vogliono. Sì, anche noi abbiamo delle restrizioni nel bere, ma sono meno severe. Mentre noi ci alleniamo solo 2 ore al giorno e non esistono ritiri, in Italia si allenano molto di più. Esatto. E oltretutto, caramba, che sorpresa! Sì. Yuri Chechi ha conosciuto George Best. Veramente? Davvero? In una serata. Che occasione! Sì, sì. Puoi raccontarla o? Sì, no, ma era una premiazione qui a Milano. Eravamo. E la cosa incredibile è che la sera lui abbiamo fatto la cena e beveva solamente succo d'arancia.
Veramente. Poi però evidentemente in camera faceva altro, però esatto, durante la cena su Code Arancia, perché appunto... Quindi non tu sei divertito granché con lui? No, era stato simpaticissimo invece, molto alla mano, simpatico. Tu l'hai conosciuto, George? Boh. Te manca quello. Va bene, passiamo al prossimo gioco che si chiama Voci di Corridoio. Gioco, dovrete ascoltare le voci e quindi ci vuole orecchio. Tu guarda me. I muscoli, caro mio, non servono, qua bisogna sentire, perché abbiamo selezionato delle interviste con personaggi, non li potremo vedere. Tu guarda sempre me. Sono sfocati, pian pianino saranno sempre più riconoscibili e voi dovrete indovinare di chi è la voce solo dopo il semaforo verde. Andiamo col primo filmato. Ma io vi ringrazio, per me oggi è il giorno più felice della mia vita dopo quello rosso che ho avuto in Francia. Diciamo Antonio, che la maglia gialla è una cosa importantissima. Yuri. Troppo facile. È toscano, è un ciclista, sono appassionato. Mario, Mario Cipollini. Andiamo a vedere, ma mi pare che sia proprio il Cipo. Ci teniamo tantissimo, la mia squadra è stata... Il Cipo giovane, non sempre. Non finirò mai di ringraziarla e... Guarda che bello Super Marione. Va bene, passiamo... Al secondo filmato, non ti preoccupare. Secondo filmato. Posso, mi si ripare, è così. No, ma vorrei, mi pare che non ci sia proprio un diciamo una giusta, c'è un po' di preferenze, mi sembra. No, allora, che sia una giusta, scandalizzato da questa cosa, no, va bene? No, che non sia proprio scandalizzato. Oh, mi sembrava errore. Yuri, ne va anche della reputazione del nostro notaio. Siamo su Rai 2. Siamo su Rai 2. Ma io passo al primo richiamo ufficiale nei confronti del concorso. Anzi, guarda, via un punto, per questa affermazione così grave. Sono d'accordo. Togliamogli la medaglia di bronzo di Atene. No, no, quella mi sembra un po' eccessiva, però comunque, vabbè. Ok, pari quindi, siamo pari. Scusate, pari. 0-0. Sono veramente offeso, ma passiamo al secondo filmato. Però volevo dire una cosa che secondo me è molto importante. Cioè, oggi i tifosi hanno fischiato 2-3 giocatori. Si è prenotata! Scusate, questo è un bel colpo, perché questa domanda valeva 50.000 punti. Ma no, è vero, c'è scritto nel regolamento che la seconda oggi vale 50.000 punti, è vero. Quindi siamo 50.000 a 2. No, mi sembrava, scusa, non vorrei anche qui che fosse stata suggerita la risposta, ma mi sembra proprio una cosa. Ma guardi, lei mi sembra questo però è il secondo ricordo ufficiale. È che l'ho sentito proprio che gli hai detto te. No. Taglio, leviamo altri 2 punti al concorrente. Sono d'accordo, Yuri. Non parlo più. Il regolamento, mi dispiace io. Non parlo più, basta. È a zero, È a zero. Va bene, ancora una così e ti buttiamo fuori. Allora basta parlare, Mi raccomando. Terzo filmato, prego. Scusa, io. Mai dato al calcio, abbiamo giocato nella scuola elementare un anno, ma nient'altro. No, non so niente. Si è prenotata. Io però avevo. No, perché avevo. No, prima. Dan Peterson, ma brava! Vado a vedere! Ma le sa tutte. Vorrei fare una segnalazione. Questa è la mia tattica. Le sa tutte, incredibile. Ha conosciuto, però, l'ha conosciuto. Yuri, che. Ora non lo dico anche... perché non lo dico, cioè non l'ho detto io, mi dicono se è sembrata che lui gli avesse fatto vedere la scritta. No, non lo dico io. Non lo dico io, se qualcuno che abbiamo gli ha fatto vedere. No, ma io l'ho conosciuto. Io volevo dire. No, mi ricordavo la voce. Ricordavi la voce. Volevo dirvi che voi due, Luca e Paolo, siete proprio due brutte persone. Io non lo sono perché d'accordo. Perché lì ci sta un mito dello sport italiano. Bravo Panatta, bravo. Vorrei dire le Olimpiadi. Ma vorrei dire che Cristina ha conosciuto Dan Peterson, vero? È per questo che la sapevo. Continuo ribaltamento. Adriano, tu hai ragione, non escono bene loro due. Devo dire, però neanche tu ne esci bene, Cristina, onestamente. Adesso l'anziana che se la prende con la giovane, proprio tu. Ma perché? Ma no, mi dispiace per you, No, va bene, la sfida. Scusate, Cristina ha conosciuto Dan Peter. Sì, quindi è per quello che la sapeva. Sì, noi facciamo gli allenamenti della nazionale. Silenzio, per favore. Stavano facendo il corso allenatori e c'era anche lui. Va bene, ci sto. Questa ci sta. Con questa posso avere il punteggio? Passiamo. Aspetta, il punteggio credo sia 50.000 a zero. Perfetto. Posso recuperare? Sì. Io ne avevo segnato un altro, e poi magari diciamo anche quello parallelo, però secondo il regolamento. Scusate, vi riporto all'ordine, passiamo al terzo gioco, che è il vero e falso. Cambiamo gli animi, grazie. Prego. Allora, in questo gioco non serve più il pulsantone, quindi nessuno può
può pigiarlo per conto di altri. Esatto. Ognuno ha le sue domande alle quali deve rispondere, vero o falso, quindi avete il 50% di possibilità di farcela. Yuri, vai. Mi raccomando, concentrato, questo è il tuo momento per far dimostrare quanto vali. Vabbè. Papa Francesco è un grande tifoso del San Lorenzo de Almagro, storica squadra argentina, vero o falso? Falso. È vero, il Papa è tifosissimo, ma per un fioretto non guarda la televisione dal mille... Smetti? Mi fai concentrare? Sì. Però, diciamo... Il Papa è tifosissimo, ma non guarda la televisione dal 90 per un fioretto, quindi si fa comunicare i risultati... dalle guardie svizzere. Lo farò anch'io col Genoa adesso. Tutto seconda vero. Domanda, tanto questa è prossima. Mi sa che la sa perché. Sì, questa è troppo semplice. È del suo periodo. Il soprannome di Marco Tardelli è Spillo, vero o falso? Sei tu, no. Yuri. Ad Odrio? Sei tu, sì. sei tu. Scusate, tu è sempre tua. Però allora Tardelli, Spillo, no, assolutamente no, falso. È falso, perché il soprannome di Tardelli è Schizzo, invece Spillo era Altobelli, esatto. I muri. Bravo, Yuri. Tutte mie, scusate. Vai. Sempre tua, Yuri. Vai, sempre, vai, sempre tua. Vai. Ai mondiali di atletica 2015, Usain Bolt si ruppe un dente mordendo la medaglia. No. No. Falso. Io direi falso. Io direi vero. Vuoi ripensarci? No, è falso. Ma ripensaci, guarda è che forse falso, è falso. Corretto. Però un rischio lo ha corso, vediamo, e non lo ha corso soltanto lui. Invece è il primo degli umani. È caduto, sì. Tanto vediamo lo scalzo. Non è caduto. Ah, mamma mia! Tu pensa la telecamera. No, questa poi è pazzesco. Male. Tu pensa quanto so che un po' è stato investito dalla camera. Un tendine di T-ball. Yuri, hai mai rischiato che qualcuno ti infortunasse prima di qualche gara importante, Yuri? Beh, lui l'ha no, fatto. Ci ho pensato da solo, tranquillo. Hai fatto male da solo, giusto. Ci ho pensato da solo, purtroppo. Ne hai azzeccate due, è arrivato il momento di Cristina. Brava. Andiamo con la prima domanda. Nel 2003 Luciano Gaucci, ma non sa neanche chi è Luciano Gaucci. No? Cioè, è un po' giovane, effettivamente. Ho detto. Allora, Luciano Gaucci ha fatto segno, come dire. Se annuisce è quasi un segnale, scusa. Io chiedo scusa. Notaio, ho annuito. Sono imbarazzata. Ma poi avrai annuito, come dire, certo, Luciano Gaucci. Allora, fatemi leggere la domanda, un po' di ordine. Vai, su. Nel 2003 Luciano Gaucci, allora presidente del Perugia, provò ad ingaggiare una calciatrice in Serie A, vero o falso? Sarà vero o sarà falso, Cristina? Vero. È vero! Ma come ha fatto? Bravo. Questa la sapevo. Quasi tutte le cose. Era molto difficile questa, davvero questa preparata la nostra Chirichella. Sì, perché durante la sessione invernale di mercato, Gaucci voleva ingaggiare la più forte calciatrice dell'epoca. E farla giocare con i maschi? Sì, l'attaccante tedesca Birgit Prinz, e portarla al Perugia. Fece anche un'offerta economica, ma la cosa non si concretizzò. Al suo posto arrivò Dario Hübner dall'Ancona, le cui fattezze femminili non sono propriamente... No, ma Birgit Prinz non è quella di tua Prinz, no, senza ritorno. No. Passiamo subito alla seconda, mi raccomando, Cristina, guardami bene, perché questo è importante. Secondo la rivista americana Forbes, Cristiano Ronaldo è il calciatore più pagato al mondo, cioè 60 milioni di euro lordi. No. È vero o falso? Ma è vero o falso? È vero o falso? Ma è falso! Il calciatore più pagato al mondo è... Messi con 79 milioni l'anno, era facile questo. Sì, però a me pare comunque sempre, ma proprio la metto come indicazione, mi pare che delle gestualità inducono la risposta esatta alla concorrenza. Sai, Yuri, io questa ti chiedo l'abusa di una pare che queste gestualità e di una meschinità guarda, che sulla rete nazionale che non sanno perdere sono davvero in allora salta. Io non lo faccio. Tu sarai anche un grande campione, ma non saper perdere in questo guarda, modo è veramente imbarazzante. Bravo con gli anelli, ma una persona umanamente guarda. Adriano sei anche tu, ti vergogni anche tu allora, per quello che stai vedendo. Per me è una vergogna, stiamo dicendo, una vergogna. Sì, e tu dovresti intervenire però. Io sto provando a intervenire, purtroppo non posso. Scusate, però abbiamo la terza loro due domanda. Con la complicità potrebbero... del notaio si potrebbero io sto semplicemente vigilando sulla pulizia della performance. Allora, durante Juve calmi tutti, durante Juve Stabia Trapani del 2017 e tu te lo ricordi bene Cri il telecronista stabilì il nuovo record di parole pronunciate al secondo. È vero o falso? Aspetta di rispondere. No, sì, è vero o falso? Falso. È falso. È brava che è proprio brava. Allora, oltretutto, questa domanda l'abbiamo fatta solo per rivedere una delle nostre, come dire, degli RVM più visti qua. Ed è, lui non stabilì il record, ma ebbe un problema con una parola in particolare. Vediamo. Se non erro. Ricordo che si possono effettuare
Effettuè. No. Possono effettuerà. No. Abbiamo un problema. È un problema. Si possono effettuare. No, no, no. Cos'è? 5 sostituzioni. È dislessico. Quindi diciamo che si possono effettuare. Oh, no, l'hai 5 detto. Sostituzioni, abbiamo un problema con una... Dai, l'hai detto, comunque problema risolto. Ma che problema con le cuffie? Tutto regolare, chiedo scusa. Okay. Quindi 5 le sostituzioni che possono effettuare i due mister. Bene. Cristina, sappi che dovessi frequentare qualcuno di noi la sera, questo è il nostro sport preferito. Sarebbe da rivedere il punteggio in questo momento, ma io mi vergogno anche forse solo bisogno? Ad andarlo a vedere, sì, francamente. Io me l'aspettavo molto più preparato, Yuri. Vedi, anch'io. Pazzesco. Omar, sei veramente vergognoso. Invece, al di là delle sue sterili polemiche, purtroppo, sì, è proprio un concorrente. Testimoni oculari dello scempio che si è consumato. Ultimamente il risultato, Cristina, è stata bravissima. No, no, ma puoi ancora rifarti, puoi ancora rifarti, perché c'è, anzi, c'è il domandone dei domandoni che riguarda la vita di uno dei grandi... dei più grandi campioni dello sport italiano. Questa domanda è al nome di Memorie di Adriano. Prego. Ha molto apprezzato la sigla, Yuri. Lui piace sempre quando gli arriva la racchetta sui marron. Si tratta di una domanda a scelta multipla. Quando avrete sentito tutte le opzioni, potrete prenotarvi. Intanto guardate questo filmato. Nicolò e Titti, ma anche Diego, Omar, Massimiliano e Claudio. A volte figli da viziare, a volte amici con i quali andare a ballare in discoteca. Il ruolo di capofamiglia sembra tagliato su misura per Adriano Panatta, capitano della Nazionale Azzurra, che ha difeso il posto nel tabellone della Serie A della Coppa Davis, battendo ad Aarhus la Danimarca. Rosso e Panatta si è presentato ad Aarhus con una squadra nuova. Camporese, Narciso, Narducci e Pistolesi. Con loro Adriano ha giocato a carte, si è arrabbiato, ha urlato in campo e fuori. Io sono commosso ogni volta che vedo questi filmati, perché vedere Adriano così in forma, cosa sarà stato? 200 kg quando... No, era, una roba, era una roba proprio... Vabbè. Perché? Sì, vogliamo dire che nessuno si è accorto del fatto che hai fatto vedere la cartellina così a Cristina. Allora, io mi dissocio da questa cosa. Se voi mi dite che io ho fatto vedere fate così la volete, cartellina, io mi rifiuto Cristina, di proclamare un vincitore alla fine di questa cosa. Io non ho fatto vedere la cartellina. Posso dire una cosa? Allora, se mi è nervosa perché ha davanti la prova sportiva... che non ha fatto credo Cristina, proprio, non credo proprio. Pazzesco, guarda. Io difendo sempre le donne, ma come le donne si attaccano tra di loro, soprattutto quando sono più giovani, sì, diciamo. Sì, quando c'è un'anziana, mamma. Mi perdo la concentrazione. Ah, scusa, anche veloce. Perché tutti volevano Panatta come capitano? A. Portava fortuna al casinò. B. Portava i compagni al night. Probabile. C. Faceva una matriciana spettacolare. D. Come tutti abbiamo visto, ci sapeva fare delle risse. Sembrano tutte giuste. Tutte giuste. Perché non ti sei prenotato? Non la sai? Io mi butto, Vai, buttati, buttati. Si butta. Faceva lei una matriciana da urlo? Ma sembra che ci sia stata. Ma vediamo la controprova. Benevento, andiamo a Benevento, Tutte le sere, 10 giorni, gli spaghetti. Ed era la risposta giusta e quindi brava. Vi aspettiamo tra poco, ma la vincitrice è la CRI, pubblicità!